Servono passi avanti definitivi verso la macroregione Toscana-Umbria-Marche, dice il presidente Enrico Rossi in un convegno a Perugia sull'Italia di mezzo organizzato dai sindacati. Giacomo Buscemi. Il sisma del 24 agosto e quello che verrà fatto dopo questa tragedia sarà il primo vero banco di prova per l'Italia di mezzo. La ricostruzione può e deve diventare un modello comune, una convinzione condivisa da istituzioni e sindacati che a Perugia sono tornati a confrontarsi sul progetto di macroregione che coinvolge Umbria, Toscana e Marche. Un progetto che ha radici profonde, ha spiegato il presidente dell'IRES CGIL delle Marche, Walter Cerfeda, nella relazione di apertura della discussione innescata da CGIL, CISL e UIL. E che va portato avanti rapidamente perché è la condizione che consente di competere nel mondo globale. Unire le forze dunque valorizzando le differenze, un'opportunità per sperimentare nuovi modelli di sviluppo partendo dagli elementi comuni, ha spiegato il segretario della UIL dell'Umbria, Claudio Bendini. Al confronto hanno preso parte anche i presidenti delle regioni Umbria e Toscana, Marini e Rossi, e Manuela Bora, assessore allo sviluppo economico della regione Marche. Quello della macroregione, ha assicurato la governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini, non può essere un percorso calato dall'alto, ma deve coinvolgere amministrazioni locali, cittadini e imprese. Insieme, ha spiegato, si possono aggredire le debolezze delle tre regioni per ottenere risultati più efficaci, soprattutto a livello europeo. L'idea è ormai matura, ha aggiunto il presidente della Toscana Enrico Rossi, che poi dette i tempi per portare a conclusione il progetto. Entro il 2020, ha detto, i tre consigli regionali devono trovare la forma che mette insieme le tre regioni.